Sono molto severo però, io. Ok. Il bravo presentatore è così. Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di Tifosi con un Plus, il quiz in collaborazione con Plus 500. Ci troviamo al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, ci hanno raggiunto due nuovi fortunati tifosi nerazzurri. Denise, ciao Denise. Ciao a tutti. Allora, quanti anni hai, da dove vieni e come è nata la tua passione per l'Atalanta? Ho 20 anni, vengo da Foresto Sparso e la passione per l'Atalanta me l'ha trasmessa mio papà e mio nonno. Bellissimo. Qual è la partita che porti nel tuo cuore? Tante, però penso Atalanta-Carpi, che è stata la prima partita che ho visto allo stadio. Che di emozioni lì. Ok, e poi e lo sfidante di Denise, Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Anche a te la domanda: da dove vieni, quanti anni hai e dove nasce il tifo atalantino? Allora, io sono di Ranica, ho 56 anni e la passione è anche a me dei genitori. Io avevo l'abbonamento quando era ancora l'Atalanta in Serie C e la partita che ho nel cuore è Atalanta-Malins, visto che l'abbiamo festeggiata da poco. Ok, hai già risposto sulla domanda? Okay. Allora, ora è il momento di dare il via alla sfida. Il quiz prevede 4 manche con domande che avranno un punteggio sempre crescente. Vi potrete prenotare con il buzzer di fronte a voi e se sbaglierete la risposta, la palla passerà al vostro sfidante. Tutto chiaro? Perfetto. Cominciamo con alcune domande di riscaldamento. Ognuna di loro varrà un punto. La prima domanda: qual è il soprannome di Atalanta, dell'Atalanta? La Dea. Giusto. Atalanta è in realtà una ninfa, ma conosciuta in tutto il mondo con questo soprannome. 1-0 per Massimo. Chi è il capocannoniere all time dell'Atalanta? Massimo. Capocannoniere. Doni, giusto. Con 112 reti, di cui 69 in Serie A. La terza domanda: in quale anno l'Atalanta è arrivata in semifinale di Coppa della Coppa? La stagione 86-87. Non è giusto. 87. Non è giusto. 1988. Avversario della formazione belga del Malines. Quarta domanda: che nome aveva il nostro stadio prima di chiamarsi Brumana o Stadio dei Tetti Azzurri d'Italia? Hai sbagliato. Dammi il punto a Denise. Atleti Azzurri d'Italia. Giusto. Lo stadio si chiama così dal 1994 al 2019. Dopo la prima manca il punteggio è di 2 punti per Denise e 1 punto per Massimo. Sta vincendo Denise. Nella seconda manche il livello della domanda si alza. Avrete 3 opzioni a disposizione e ogni domanda avrà 3 punti. Pronti? La prima domanda: in quale di queste nazioni non ha mai giocato Ademola Lookman? Nigeria, Inghilterra o Germania? Germania. Non è Inghilterra. Giusto. Non è giusto. È Nigeria, perché ha giocato in Inghilterra per Leicester e per Everton e in Germania per la Lipsia. Poi in Inghilterra ha giocato anche per Charlton Athletic e Fulham. La seconda domanda: l'Atalanta ha da poco segnato il suo gol numero 2500 in Serie A. In che anno invece ha segnato il gol numero 2000? È in 2012, 2015 o 2016?
2012. No. 2016. Giusto. 3 punti per Massimo. Lo segno Freuder a Napoli. Era il 2 maggio del 2016 e si trattava anche della prima rete in Serie A di Remo. Che è entrato per me, Flip. La terza domanda. Chi ha segnato il primo gol con il Plus 500 come main sponsor? Papu Gomez, Hans Hatteburg o Martin De Roon? Gomez. Giusto, Papu Gomez. Il 26 settembre 2020, Torino-Atalanta, risultato? 2-4. 2-4, giusto. In quella partita, tra l'altro, segno anche? Martin De Roon. Martin De Roon, giusto. Il 4-2. La quarta domanda. Contro quale squadra Martin De Roon ha fatto il suo esordio in nerazzurro? Inter, Cittadella o Frosinone? Cittadella. Giusto. Era il 15 agosto 2015, terzo turno di Coppa Italia, esordio con gol. Arrivati alla fine della seconda manche e al comando Massimo con 7 punti e Dinise segue con 5 punti. Però siamo solo a metà, ci sono ancora tantissimi punti in palio. La terza manche, eccoci. Vi elencherò squadra per squadra le carriere di 3 giocatori atalantini. Potranno essere giocatori della rosa attuale o del passato. Ogni carriera indovinata vi farà guadagnare 5 punti. Se siete sicuri potete rispondere in qualsiasi momento. Cominciamo. Allora, il primo. Zurigo. Atalanta. Avellino. Gym City. Giusto. Poi c'è ancora Benevento e di nuovo Atalanta. La seconda. Kalmar. Lazio. Atalanta. Spal. Torino. Ha un ruolo particolare. Di nuovo, Kalmar, Lazio, Atalanta, poi è andata a Spal e adesso è a Torino. Miracciu. No, si para. Porta. È il secondo. Torino è una spada che non guardo. Lasciamo stare. Questo è Itrit Berisha. Ah, Berisha, è vero che è Torino, è vero. Allora, il terzo, Ajduk Spalato, Chelsea. Pasalic. Giusto. Vabbè, però. Milan. C'è Ajduk Spalato, Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Spartak Mosca e adesso Atalanta. Ok. Il punteggio adesso sono 10 punti in più per Massimo e Denise, ancora 5 punti. Eccoci, arrivati all'ultima manche. Purtroppo il risultato è già stabilito e però per la gloria la facciamo. Davanti a voi avete i 11 titolari di Liverpool Atalanta 0-2. Manca un giocatore. Di chi si tratta? 3, 2, 1, girate il podio. Duva Zapata. No. Avete 2 tentativi. Posso dire che è un centrocampista.
e adesso non gioca più nell'Atalanta. Sto facendo la formazione, non riesco a vedere il campo. Adesso è il capitano. Pessina? Giusto, brava! Allora, grazie Massimo e Denise, vince il secondo episodio del quiz Tifosi con un plus, Massimo con 17 punti contro 15 punti di Denise. Complimenti. Complimenti a tutti e due, si sono dimostrati davvero preparati, grazie. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao!